Kessel, ci vediamo dopo per un piccolo concerto, un mini concerto facciamo, ok? Dopo un'altra ne facciamo? Other one? No, scusa. L'aspettiamo, è lui! Grande Alessandro Di Battista. Grazie a tutti, di nuovo ancora, poi ci rivedremo. Io vorrei ringraziare coloro, personaggi anche pubblici, che ci hanno messo la faccia. Non è semplice tirar fuori il coraggio e sostenere il Movimento 5 Stelle se sei poi all'apice del successo. Dario Fo, il maestro, Claudio Gioè, Fedez, ultimamente anche la Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli. Non è facile buttare giù delle sovrastrutture magari mentali, ideologiche, che ti sei messo su per tanto tanto tempo e legittimamente dire che per questa volta dai fiducia, dai un'opportunità al Movimento 5 Stelle. Hanno avuto appunto coraggio soprattutto a abbandonare la logica del partito preso, perché molte persone tuttora votano per partito preso e dobbiamo capire che se si vota per partito preso si vota soltanto un partito, il partito che ci ha preso diritti, ci ha preso soldi nostri, ci ha preso appalti e li ha gonfiati a vantaggio dei soliti noti, ha preso il presente, ha preso il futuro, ha preso la scuola pubblica, ha preso la sanità pubblica. Tutte queste persone che ci hanno messo la faccia, io le ringrazio. E ringrazio anche Claudio Santamaria e lo invito a salire sul palco. Anche perché vi ricordate che ha interpretato in una splendida fiction Rino Gaetano, il grande Rino Gaetano, e quindi ci canterà una versione, diciamo, moderna, estremamente attuale di Non te regge più. Grazie e ci vediamo dopo. E poi tra l'altro ieri era l'anniversario della scomparsa di Rino, quindi un grande applauso va a lui. Speriamo che sia con noi.